Allora, io vorrei introdurre Gabriele Perretta, che è colui che ha formalizzato, direi in assoluto il primo a livello internazionale, perché gli altri autori, diciamo gli altri critici o studiosi che si sono interessati di questo fenomeno artistico che è iniziato alla fine degli anni Ottanta e che Perretta ha poi formalizzato e diciamo strutturato, presentato e promosso a partire dagli inizi degli anni 90, arriva appunto poi nel 93 con questo volume qua, io spero che si trovi ancora in commercio, si trova, che è fondamentale, assolutamente fondamentale, per avere il quadro della situazione internazionale relativa al rapporto che gli artisti a un certo punto hanno voluto intrattenere con i media, ma non ovviamente come poteva fare Nam June Paik, cioè un ciappinatore di dispositivi, ma gli effetti dei media sulla società. Questo è veramente interessante e importante. E addirittura, dicevo, ha anticipato un personaggio come Geoffrey Deitch, che solo nel 95 arriverà a ragionare in questi termini, e tra l'altro è su una corrente, se così si può dire, interna al medialismo, che è quella più analitica. Del resto gli anglosassoni sono analitici, non sono, diciamo, molto di più di noi, insomma, in quanto meno, e quindi lui ha privilegiato, diciamo, tutto quello che accadeva, diciamo, oltre Alpe, ed è tendenzialmente più la sezione analitica. Poi adesso ovviamente Perretta entrerà in merito, credo, spero, certo, per distinguere. Quindi io a un certo punto, per quanto riguarda la mia esperienza, molti medialisti sono proprio qui a Bologna, di cui ne abbiamo un esempio, la Marina Ceri, tu non era medialista, però Gabriele Lamberti questa volta era esattamente uno degli autori del medialismo. All'epoca, tra l'altro, a me piacevano da matti, poi ha smesso, si è messo a fare dei conigli, vabbè. Ma invece quella dimensione lì a me era molto, molto cara, a me piaceva molto. Che era una dimensione legata, diciamo, al recupero di una certa innocenza dello sguardo e anche di questi oggetti, queste dimensioni un po' kitsch casalinghe legate all'infanzia, che poi sono oggetti, come dire, legati anch'essi alla loro promozione, o intendevi in media, diciamo, come tutti quegli oggettini kitsch che uno anche ha in casa, no? Era il nostro immaginario infantile, per cui l'accezione medialista era il fatto che attingessi a quelli che erano i sussidiari, i libri di lettura, i primi fumetti, i caroselli, quel mondo delle illustrazioni dell'infanzia, era quello. Poi ovviamente c'era un discorso legato a una ricerca anche di distacco rispetto a una concettuosità che in quegli anni era imperante, e un ritorno a un'originarietà mia che si declinava in quella maniera, che era soprattutto un'originarietà legata all'infanzia, nel mio caso. Certo, ma poi voglio dire, ce n'erano anche degli altri che mi dispiacciono, io non li vedo qua, la Karin Andersen, Luigi Mastrangelo, chi c'era ancora qui a Bologna, ce n'erano parecchi, perché tra l'altro... Passarella. Ok. Passarella, che adesso credo che sarà in qualche paese d'Oriente, perché lui gira continuamente, sempre in viaggio. Igor, sì, non era a Bologna in questo periodo. Non era a Bologna in quel periodo lì. Però io loro li vedevo in mostra, per cui andavo al... C'era una... Allora, voi dovete sapere che anche tutte le gallerie che vedete oggi gestite dagli studenti o ex studenti non sono una novità. Cioè, Bologna fa così da sempre. Negli anni Ottanta c'era il Posto delle Fragole, che era un altro luogo, un'altra galleria autogestita, perché ovviamente questi artisti, se non trovano uno sbocco, che poi in realtà l'hanno anche trovata quella galleria, me la ricordo, la Cristofori, ecco, guarda, mi dispiace, purtroppo è mancata da poco tempo, e, beh, lei seguiva questa dimensione. Ma
questa idea di far nascere dei luoghi autonomi, autogestiti, Bologna ce l'ha sempre avuta ed è forse una delle caratteristiche principali di questa. Poi sono luoghi che durano 3, 4, 5 anni perché sai, dopo un po' i soldi spariscono e quindi non ce la fai. Però intanto dai inizio a delle situazioni che se sono forti poi vengono formalizzate ed entrano nel giro del, non dico forse non tanto del mercato, quanto sicuramente della produzione culturale e Gabriele Perretta in questo caso ha avuto la sensibilità e l'intuito di intercettare immediatamente in modo trasversale questo fenomeno. Io quindi l'ho vissuto perché ero piccolino e quindi ero ancora studente, quindi loro in qualche modo erano miei coetanei, quindi quando andavo a vedere le mostre li vedevo qua a Bologna e poi dopo nel 93 mi sono accorto che erano passati 20 anni e ho detto ma sai che c'è, facciamoci una bella ricapitolazione di quel che è successo e quindi ho fatto un ciclo di conferenze con loro presenti. Ecco, quindi però ecco, il mio rapporto, la mia relazione col medievalismo finisce qua. Però ci tenevo a sottolineare il fatto che Bologna è stato da questo punto di vista un centro di produzione importantissimo anche direi a livello internazionale. Quindi ora direi forse passo la parola a Perretta. Per entrare sì, un po' più nel merito. Certo, sicuramente. Poi dopo magari mi piacerebbe che passiamo la parola a Marina. Sì, dopo Marina e Gabriele. Io prima di ogni altra cosa, ma prima ancora dei ringraziamenti, prima ancora praticamente di parlare di tutti, arrivo subito alla dedica, no? Che mi è venuta in mente diciamo in questo periodo quando mi hanno invitato, quindi ancora prima di Stendhal, ancora prima del medievalismo, passo subito praticamente a una cosa a cui tengo molto. Col 2019, l'anno scorso, in questa accademia praticamente c'era una studentessa molto brava che si chiamava Elisa Perrone e che è venuta a mancare, bravissima, giovanissima e molto brava. Io diciamo ci tengo molto perché aveva tra l'altro, insomma tra le tante cose, aveva cominciato a collaborare con me e negli appuntamenti che faccio al Millennium Gallery a proposito del cinema d'artista. Lei era interessatissima, era insomma molto brava e densa. E niente, insomma, l'anno scorso con una morte improvvisa ci ha lasciato e io voglio dedicare la giornata di oggi a lei. Grazie. Dopodiché passiamo all'attualità. Vi ricordo che siamo qui praticamente per la... lo dico alla lettera in senso etimologico, come pretesto siamo praticamente alla presentazione di Stendhal, l'abbraccio delle muse, ma la parola pretesto è ambigua ma è forte, pretesto, no? Col trattino, e quello è il pretesto, anche se diventa il testo diciamo finale di cui parleremo, e chiaramente per quelli che come noi, ringrazio De Giovanni, ringrazio Gabriele, ringrazio Marina Gasparini, che sono nella mostra, sono in Stendhal, ma in più diciamo nell'organizzazione di questa, e quindi ringrazio anche il direttore dell'Accademia, in questo appuntamento mi hanno invogliato ad essere sempre di più vicino, come dire, lo dico così, con i miei interessi ultimi, a una filosofia della storia che in qualche modo
proprio negli anni Ottanta, negli anni in cui è nato il medialismo, avevamo abbandonato, insomma, no? Quindi con una posizione oggi fortemente antipostmoderna, lo dico con questa accezione qui, io sono uno di quelli che la storia l'ha recuperata e la ritiene indispensabile, anzi, praticamente, certamente non è come diceva il mio vecchio concittadino Benedetto Croce, maestra di vita, ma è sicuramente un documento importante che ci costringe in qualche modo a fare i conti con la memoria, con la stessa memoria storica. Quindi a partire da questo, questo forse è il motivo per cui praticamente partiamo dal medialismo, dalla storia del medialismo e arriviamo a Stendhale. Le due cose sono strettamente collegate, insomma. Stendhale è una mostra ed è un happening, è una performance, è un evento, così come lo si chiamavano gli eventi negli anni Ottanta, è stata abusata questa parola, che si è svolto, diciamo, quest'estate in questo borgo, e anche qui devo ringraziare praticamente in particolare Antonio Pagana che è venuto da Corciano, in questo borgo meraviglioso praticamente del centro Italia, 12 chilometri da Perugia, e che mi ha permesso di coniugare per l'ennesima volta, no, l'esperienza e la nascita, i prodromi e lo sviluppo del medialismo stesso. Infatti loro intelligentemente hanno chiamato la giornata medialismo e le sue conseguenze, però rispetto anche a questa parola delle conseguenze un po' diciamo mi devo richiamare ancora una volta alla pubblicazione del 93, nel senso che già nella pubblicazione del 93 che ha mostrato De Giovanni, quella di Flash Art, che insomma è un po' introvabile perché ha avuto questa grande distribuzione, libro praticamente che è uscito in italiano e in inglese contemporaneamente ed è stato distribuito, se ricordo bene, praticamente anche in Corea, in Vietnam, insomma è un libro che ha avuto grande diffusione, non so Politi quante ne ha tirate, insomma, ma era sicuramente l'edizione internazionale, quella di tantissime. E quindi ha avuto la sua fortuna, tra le tante cose per dirle a proposito delle conseguenze, una delle fortune è stata che quel libro è del 93 ed è stato distribuito durante il 93 e il 94. Nel 2003, nel 2004 Guido Curto praticamente da Torino scrive una recensione, un articolo praticamente sul medialismo dicendo il medialismo in Cina, cioè sono arrivati i cinesi nel 2004 che diciamo con la prima grande mostra organizzata, tra l'altro c'era una presentazione stranissima di una collega che era un po' uscita fuori dal giro, insomma, delle cose, Daniela Palazzoli, insomma, in questo catalogo Schirà. E quella è stata praticamente la prima mostra dei cinesi praticamente in Italia, non solo pittori, quindi insomma avevano capito in qualche modo il senso di questa proposta. Ma già nel 93, Conseguenze della complessità è la seconda sezione del libro, cioè quindi del libro del 93, cioè nel 93 già si parla di una prima fase e di una fase invece successiva che sono le conseguenze. Tra l'altro il noto Maurizio Cattelan è nelle conseguenze, no? Nonostante lui faceva parte praticamente della prima fase, diciamo, del medialismo analitico. Allora, il tutto praticamente, giustamente, come dicevamo prima, nasce intorno alla fine degli anni Ottanta. Il grande terreno di riflessione su cui si muove questa proposta è una cosa molto semplice.
non è possibile incontrare praticamente i media se non in qualche modo, se non incontriamo la strada. E la strada praticamente scorre nell'opera d'arte, nel momento in cui praticamente non solo la bravissima e grande Francesca Linovi, no? Che stava qui, lavorava qui, ha fatto arte di frontiera, ma perché in qualche modo io, insomma, modesto e sconosciutissimo praticamente curatore, giù a Napoli, praticamente, che allora cominciavo a collaborare per Flash Art, era il 1984, ho pensato praticamente di costruire una mostra che si chiamava Città senza confine e che in qualche modo debordava al di là delle tecniche che potessero essere utilizzate per esporre nelle gallerie e quindi nei luoghi specifici. Questo è molto importante sottolinearlo, perché in questo paese le gallerie d'arte private sono importanti quanto i musei, anzi forse sono più importanti dei musei. Hanno fatto un pezzo della storia dell'arte praticamente di questo paese, perché i musei in questo paese, quando io ero giovanissimo, non avevano la capacità di pensare il contemporaneo. Quindi chi pensava il contemporaneo erano le gallerie, quindi le scelte bisognava farle insieme alle gallerie. Quindi anche su questo, però, insomma, rispetto a questa quest'idea, a questa proposta, chiaramente erano le gallerie erano sostenute dai collezionisti, e quindi stiamo parlando subito del sistema. I collezionisti in qualche modo puntavano degli artisti di punta, no? Cioè puntavano delle nuove leve, e quindi insieme ai curatori si facevano le scelte e si lavorava affinché si potesse organizzare praticamente il tutto. Quindi mentre Francesca Linovi è andata lì in America e ha scelto per arte di frontiera quelli che erano i graffitisti, diciamo, dell'establishment, no? Quindi Keith Haring, che noi a Napoli vedevamo attraverso Lucio Amelio, no? Basquiat e company. Io ho pensato praticamente invece di far vedere in quella manifestazione dell'84 effettivamente i graffitisti della strada, quelli di Los Angeles, Futura 2000, Le Quinones e via di seguito. E quindi in quel caso la scelta è stata quella subito praticamente di esperire la percezione del pubblico, della gente, che in qualche modo determina la condizione praticamente dell'opera. Quindi già questo è uno spostamento rispetto praticamente alla questione interna del recupero della singola tecnica. Il medialismo non recupera nessuna tecnica. Questo è stato il compito in qualche modo di una sedicente teoria precedente al medialismo che si chiama transavanguardia, e secondo me, e anche questo è molto discutibile, cioè la transavanguardia non ha recuperato nessuna pittura, perché la pittura l'hanno recuperata praticamente in termini di pittura, l'hanno recuperata i pittori colti. La transmaniera, l'ipermanierismo sono quelli. La transavanguardia praticamente nasce in qualche modo come riflessione di un segno che cerca di dialettizzare, senza dialettica, dimenticandosi la dialettica, cerca di dialettizzare la questione praticamente dell'informale, della tradizione dell'informale e dell'espressionismo. E devo dire, per quanto mi riguarda, lo fa in cattivo modo. Cioè, nel senso che sono dei, ok? Cioè, esprimendo un giudizio critico, no? Nel senso che sono, da questo punto di vista, Corneille, il gruppo Cobra, erano dei pittori, no? Cioè, in qualche modo, quindi hanno espresso. Erano tutti concettuali riciclati. Esatto. Erano dei situazionisti spostati praticamente nell'ordine della pittura. Ok, benissimo, e continuavano a fare avanguardia, no?
senza preoccuparsi del problema del recupero della pittura, questa sacralità praticamente che era ormai già scomparsa prima ancora che arrivasse Marcel Duchamp. Dopodiché, io penso, quindi il medialismo praticamente tiene conto moltissimo della questione praticamente Marcel Duchamp, dopo Marcel Duchamp non è più possibile recuperare una singola tecnica, non è più possibile, cioè praticamente tutte le tecniche sono davanti a noi in maniera orizzontale e per incontrarle abbiamo bisogno di passare attraverso la sfera pubblica, cioè abbiamo bisogno di passare attraverso quella concettualità e quella medialità che ci viene consegnato da chi guarda, no? Allora, a partire da questo praticamente era molto difficile, no? Rispondere a questo ritorno, a questo cosiddetto ritorno delle forme. Io penso che per chi è stato già in fiera, anche questa volta siamo di fronte a un nuovo ritorno delle forme. Chissà perché, ogni volta che ritornano le forme sembra che deve ritornare questa pittura, no? Incredibilmente praticamente recuperata. Il problema praticamente non è la pittura, così come diceva, prendo appunto dall'intervento di Gabriele, dalle cose che diceva Gabriele a proposito dell'illustrazione, esattamente, l'illustrazione, il suo lavoro è quello legato all'infanzia. Allora, quando pensiamo all'illustrazione, pensiamo al lavoro legato all'infanzia, pensiamo a un'infanzia, pensiamo a una storia. Io che vengo in qualche modo dagli anni 70, dalla seconda metà degli anni 70, penso a quel bellissimo saggio che ci ha accompagnati, grazie praticamente a quel testo famoso di Benjamin che si chiama Infanzia berlinese, e questa riflessione proprio del 77 di Giorgio Agamben che si chiama Infanzia e storia, cioè la storia che inizia praticamente a partire dall'infanzia. Oh, ok, e allora nel caso di Gabriele Lamberti è proprio così, no? Cioè, nel senso che quello che noi guardiamo non è la pittura direttamente, ma è il libro e l'illustrazione dell'infanzia. Quindi quello che ci viene restituito è comunque già una mediazione. E quella mediazione praticamente conferma quello che dicevo prima, cioè conferma il problema praticamente che non è tanto la tecnica in sé da recuperare, ma è la memoria che è contenuta all'interno del segmento mediale stesso che si impone come sfera pubblica. A partire da quello praticamente la mia generazione, che è la generazione praticamente, sono qui alcuni, Luigi Mastrangelo, e gli altri che non ci sono, che sono stati nominati praticamente, e Fabrizio Passarella, Fabrizio per esempio, nel caso di Fabrizio ci troviamo di fronte a un lavoro, questo qui di Luigi, aspetta, mi fermo un attimo su Luigi. Allora, non credo che Luigi abbia mai fatto praticamente come dire, questione del saper dipingere, no? Non credo che la questione sua praticamente sia quella del saper dipingere. Infatti, non a caso qualcuno c'è cascato in questo tipo di illustrazione, no? In questo tipo di, ma anche qui c'è il discorso sull'immagine storica e dell'infanzia. Qui addirittura praticamente in alcuni casi si recupera l'illustrazione proprio infantile e con l'infante, col giovane, no? Che diventa tableau vivant, no? Ok, recuperato. Ma non con la differenza, per carità, io sono d'accordo anche con Renato Barilli, insomma, che lo devo ringraziare sempre, che più volte ha segnalato questa situazione del medialismo all'interno dei suoi libri di storia, no? Ricordando che siamo molto vicini fra i nuovi, insomma, io invece trovo e il medialisti, ma in effetti invece c'è una differenza sostanziale, la differenza è proprio questa.
che qui non si nega la popolarità, l'essere popolare, no? L'essere popolare, che non è, diciamo, come dire, la coniugazione camp o trash del Andy Warholiana, diciamo, no? Quindi popist, no? Come direbbe qualcuno del pop, ma in questo caso praticamente tiene conto proprio di un discorso legato praticamente molto all'essere semplici, facili, diretti, no? Senza mediazione, perché la mediazione chi la fa in questo caso? La fa chi guarda e chi si riconosce in queste immagini, chi le reputa effettivamente semplici e che arrivano subito. Quindi è questa la condizione di cui si tiene conto. Quindi a partire da questo, sì, stavo dicendo praticamente di Luigi, ma di Fabrizio, per quanto riguarda Fabrizio Passarella. Fabrizio, è molto importante, diciamo, il lavoro di Fabrizio, perché da una parte sembra che lui sta lì tecnicamente, per un periodo è stato utilizzato anche dai Colti, no? Ha fatto alcune mostre anche insieme ai Colti, no? Quindi è stato scambiato, ma non c'entra niente, nel senso che anche lui prende dalle illustrazioni orientali, esotiche, no? Quindi, anzi, addirittura uno dei cataloghi che abbiamo fatto, monografici, delle sue mostre, di Fabrizio, addirittura lui in un'intervista mi raccontava di Trinitron, cioè la pittura Trinitron, cioè che secondo lui è la pittura recuperata dalla cartellonistica di Bollywood, visto che lui frequenta l'India, andava in India, ci va ancora praticamente, lui recuperava la cartellonistica, perché poi in effetti il medialismo del 93, nella grande mostra praticamente all'apertura del Trevi Flash Art Museum, io ho messo Sherry Samba, praticamente è un collega di Fabrizio, nel senso che era un pittore, è un pittore che lavora adesso a Parigi viene dal Sudafrica ed era un cartellonista, ha cominciato come cartellonista. Quindi, insomma, siamo in estrema coerenza per quanto riguarda. Quindi il discorso a partire dalla pittura, il discorso poi a partire da qui praticamente si fa avanti e arriva fino a quello che parleremo dopo, allo Stendhale, no? Cioè, da qui è facile arrivare allo Stendhale, insomma. Cioè, nel senso che lo Stendhale in qualche modo questi artisti l'hanno già progettato, insomma, no? Lo facevano. Ok, e quindi così era naturale mettere praticamente questi artisti all'interno di questo percorso, ma poi vedremo perché in qualche modo abbiamo utilizzato in alcuni casi però il concetto di riproduzione lì, perché questo è molto importante. Allora, diciamo alcune cose, visto che da un po' di tempo vedo che il medialismo passa pure sulla rete, su Wikipedia, non so chi è stato così bravo a scrivere anche una voce su Wikipedia si leggono delle bugie terribili, cioè delle cose allucinanti, però insomma c'è pure la voce sul medialismo che insomma si ferma a questa constatazione storica abbastanza analitica, raccontando che il medialismo nasce in qualche modo nella seconda metà degli anni Ottanta, insomma un po' prima, ma insomma va bene, nella seconda metà degli anni Ottanta, come abbiamo detto, e si suddivide in tre sezioni. Io ho pensato di suddividerlo in tre sezioni per non farli litigare, insomma, ma poi alla fine si litiga lo stesso, e che una si chiamava pittura e immagine mediale. Tenete conto di questo, della differenza fra pittura e immagine, ma che conteneva però in qualche modo tutte e due le questioni. Quindi all'interno del pittura e immagine, eccola qui Karin, grazie. Allora, pittura e immagine praticamente era già l'inclusione della fotografia, no? Nel senso che noi quando parliamo di immagine parliamo di fotografia,
per quanto mi riguarda, insomma, per quanto riguarda la mia generazione, insomma, io sono nato che già c'erano le foto fuori ai supermercati, insomma, c'erano le foto della pubblicità dei prodotti, quindi insomma sono nato nel boom economico io, quindi insomma, voglio dire, tranquilli, l'immagine era già così, non c'era già il problema della pittura, insomma. Così come vi ricordo che dall'altra parte il famoso Dizen Hamlet, no? La famosa scatola recuperata da Marcel Duchamp è il contenitore praticamente di una scatoletta di saponette, insomma, no? Quindi insomma, voglio dire, e siamo sempre lì, è quella illustrazione, ok? Benissimo. Quindi a partire da questo, a partire dalla definizione della pittura e dalla definizione dell'immagine stessa, si passa attraverso il medialismo analitico e poi si arriva persino alle imprese mediali. Questi sono i tre segmenti. Allora, le imprese praticamente sono il segmento sociologico per eccellenza, perché dovete sapere che la mia generazione è cresciuta diciamo in con quel gruppo che nel 76-77 saluta la storia dell'arte dicendo la fine della storia dell'arte, su cui Hans Belting ha scritto un saggio meraviglioso. Praticamente quel saggio è dedicato a un gruppo di artisti che si chiamavano arte sociologica, no? E in quel caso lì praticamente che cosa hanno spostato come riflessione? Cioè da dove nasce l'idea delle imprese? Nasce praticamente dal fatto che l'arte anche in quel caso lì non è fatta più dal singolo artista ma da un collettivo che interagisce. Lo dico perché siamo in un momento in cui l'arte relazionale è molto importante, no? Cioè tutti passano attraverso questa questione, però molti hanno dimenticato il fatto che l'arte relazionale nasce molto tempo prima degli anni 80 e degli anni 90. Insomma, è sempre una questione di storia. In quel periodo lì però tutto si ferma praticamente all'azione collettiva. Lo stesso Hans Hacke, quando fa praticamente le ricerche sui botteghini del museo, si ferma praticamente all'analisi del pubblico, no? Ok. Mentre invece le imprese che cosa fanno? Cercano di analizzare questa trilogia che sta praticamente per scomparire, per sparire, che sarebbe critico, gallerista, collezionista, mercante, no? Il sistema era fatto così e questa trilaterale era quella praticamente che sosteneva effettivamente strutturalmente le cose. Allora, tutto questo attraverso l'esperienza sempre duchampiana della Société Anonyme, della società anonima, su cui io ho lavorato in tutti gli anni Ottanta facendo delle mostre. La società anonima, vi ricordo che cos'è per spiegarvi come si sviluppano le imprese. La società anonima praticamente è un accordo fra Marcel Duchamp, in questo caso praticamente istigatore degli allestimenti, e in effetti un po' di collezionisti americani. Lui lì, insomma, per campicchiare, diciamo così, quando prende la cittadinanza americana, diventa un ottimo allestitore. Dice: no, ma io non voglio fare le mostre. Molto spesso quando lo chiamano i suoi colleghi, lui dice: no, io vengo ad allestisco, no? Quindi in America praticamente lui ha cominciato effettivamente come curatore, no? Okay, quindi questo è il grande contributo, secondo me, che ha dato. E lì nasce praticamente la società anonima, cioè nasce questa pratica praticamente sottile, uso la parola tradotta in italiano, infrasottile, che è un termine usato molto spesso nei suoi scritti, dove in qualche modo si tira avanti la questione della costituzione di una società effettiva per l'esposizione. No? Ok. Allora, questa cosa qui è andata avanti e si è
artisti come Gino De Dominicis o come Vettor Pisani si sono nutriti di questa cosa fino a quando il lucido giovane praticamente Achille Bonitoliva nel 1972-73 a proposito di questi artisti ci consegnava un articolo che si chiamava La citazione deviata, ok? E fin là ci siamo. Quando poi comincia a giustificare la transavanguardia ci spostiamo da un'altra parte, no? Quindi fin lì ci troviamo. Allora, fino a quel momento lì lui diceva sostanzialmente che c'è questo percorso da fare all'interno praticamente dell'oggettualità, e quindi le imprese passano oltre. Allora, io era il 1987-88 con un giovane Gio Marconi, con un giovanissimo Gio Marconi, da lì nascono le imprese, alla Fiera di Milano organizziamo un convegno, allora era in vita il grande Gianni Sassi, che era l'animatore di Alfa Beta 1, io scrivevo, ero redattore di Alfa Beta 1, e mi ricordo che abbiamo organizzato un convegno che si chiamava Il Nuovo Sistema dell'Arte, e allora praticamente presentavamo 6 gallerie che nel frattempo sono diventate storiche, tra cui la stessa Marconi, Gio Marconi, e lo stesso Studio Guenzani, da cui escono molti degli artisti praticamente che poi fanno parte o del medialismo analitico o delle imprese, e quindi si formula il concetto di impresa intorno a una soggettività che diventa un'oggettività, cioè l'artista si abbandona il nome singolo e diventa praticamente un collettivo definito da un'industria, da un nome industriale. Quindi le imprese nascono praticamente effettivamente come riconoscimento, no, della Camera di Commercio, cioè Aldo Spoldi smette di essere Aldo Spoldi, si iscrive alla Camera di Commercio e fonda Banca di Oklahoma. Ok? Queste sono le imprese. Esempio concreto, Banca di Oklahoma è anche dentro, a Stendhale. Per quanto riguarda invece il medialismo analitico, c'era un giovane Maurizio Cattelan, che adesso è diventato famosissimo, era il 1989, a Piazza di Pietra c'era una galleria che si chiamava Studio Crieri, e mi chiede praticamente di fare una mostra sulla fine sostanzialmente, no, dell'esperienza della neoavanguardia degli anni 70 e se è possibile sul ringiovanimento dell'arte praticamente dopo, dagli anni 80, oppure quelli che sono cresciuti negli anni 80 ma che si affacciano giovanissimi a partire praticamente dall'ultima fase del decennio, insomma. E quindi niente, in quel periodo nasce, io chiamo Maurizio Arcangeli, che altrettanto c'è qui, chiamo il gruppo che allora si chiamavano i Genovesi, nel senso Ivano Sossella, Marco Formento, Cesare Viel, che recentemente ha fatto una mostra al PAC di Milano, e via di seguito, e c'era Maurizio Cattelan, il quale Maurizio Cattelan allora praticamente è venuto a Roma, dormiva in Saccappelo, non c'aveva casa, è venuto praticamente e si è fatto scattare una fotografia praticamente dove faceva il segno del cuore, così. Questa era la sua opera, il suo lavoro praticamente, così. E da lì nasce praticamente in qualche modo il gruppo del medialismo analitico. Emilio Fantin, che è qui a Bologna, ma ormai anche lui è impegnato nell'arte relazionale, il gruppo dei Piombinesi, Cesare Pietro Iusti, che altrettanto è nella mostra, e gli altri Piombinesi, Fontana, eccetera. E così praticamente questa è l'area del medialismo analitico, e poi in qualche modo quelli della pittura e dell'immagine che ho detto prima. Quindi in qualche modo il tutto nasce da qui, e nasce
dal tentativo, quindi insomma credo che adesso possiamo in qualche modo passare a Stendhal, no? Ok, esatto, il tentativo già allora, dall'84, io poi faccio così, ah, questa è una cosa, è una dritta che mi ha dato spesso praticamente il buon Cesare Viel, dice, ah sì, perché tu sei, ma sei proprio un situazionista, perché praticamente vai avanti e poi corri indietro, recuperi quello che hai fatto all'inizio e poi rivai di nuovo avanti, no? Ma in effetti è così. Insomma, mi piace praticare la storia, come diceva anche lui prima, trasversalmente, no? Quindi, insomma, in sostanza, praticamente con questa manifestazione qui, ripeto, devo ringraziare Antonio, che è qui, Antonio Pagana e gli altri che praticamente che mi hanno invitato a farla, e speriamo che riusciamo ad andare avanti anche, in qualche modo ho avuto l'occasione di mettere su praticamente una manifestazione, anche quella di Città Senza Confine, non era solo medialismo, insomma, no? Quindi qui non mi dimentico, recupero tutti, cioè nel senso che magari qualcuno si chiede, ma insomma stiamo facendo un lavoro pro mediale soltanto quelli che ci sono e quelli che non ci sono. Il problema non è quelli che ci sono o quelli che non ci sono, certamente praticamente ce ne sono alcuni che sono stati selezionati per poter fare alcune delle mostre diciamo, come dire, centrali e importanti per raccontare la cifra, no? La cifra essenziale praticamente della poetica e del movimento. Ma questo non vuol dire però che tutti gli altri con cui ho lavorato sono minori. Cioè, ecco, questa è un'altra cosa, rispetto praticamente al confronto con i media, noi abbiamo dato per scontato questo discorso, ma questo è un discorso molto importante da fare, non esiste più il problema delle minorità o delle maggiorità, no? Cioè nel senso che non è che esiste un artista diciamo più bravo e un altro meno bravo, cioè il confronto è rispetto in qualche modo non solo alle tecniche, come dicevamo, all'utilizzazione delle tecniche, ma alla posizione di rappresentazione di quello che utilizzi della tecnica e dove arrivi praticamente in qualche modo nell'impegnarti ad essere diciamo socialmente interattivo, no? Nella tua immagine. E allora in questo praticamente in questa pratica qui e in questa possibilità di analisi e di lavoro in qualche modo io qui recupero anche la lateralità di Marina Gasparini, o recupero praticamente in qualche modo la Karin che in alcune mostre magari c'era e in altre no, ma non è questo il problema, cioè il problema non è quello di esserci dappertutto, e così come recupero Totò e Cariello e via di seguito, recupero Mario praticamente con cui io sicuramente ho fatto un percorso, Mario Volpi ho fatto un percorso individuale, monografico, ma questo non vuol dire che non era all'interno di questa dialettica, perché io, insomma, questo dipende poi dal lavoro mio e dalle mie scelte. Io non credo di aver mai lavorato con un artista che non potesse avere, insomma, in qualche modo avere a che fare con l'idea del mediale. Cioè, sostanzialmente il mediale è una cosa ormai abbastanza diffusa, quindi non è più una questione praticamente di selezionare, no? Il problema è piuttosto capire come alcuni artisti poi si muovono all'interno del sistema, se vogliamo dare per scontato che esiste ancora un sistema dell'arte, ok? Oppure quelli che si muovono fuori dal sistema. Allora, la vicenda è questa, ce ne sono stati alcuni che hanno lavorato all'interno e hanno avuto la possibilità di lavorare strettamente all'interno del sistema, altri invece che preferivano lavorare al di là dei musei, al di là delle gallerie, in una propria solitudine, con una scelta praticamente di ricerca autonoma e personale. Anche lì, nel momento in cui fai quel tipo di scelta lì, non è che sei autonomo e personale,
puoi essere assolutamente autonomo e personale e assolutamente impersonale, quindi anche su quello è tutto da discutere. Quindi insomma, questo è quanto. Allora, due cose ancora, praticamente dico due cose ancora e le metto lì come riflessioni. C'è da fare una riflessione sulla questione della teoria, il rapporto teorie pratiche. Allora, l'ultimo grande convegno che è stato fatto in Italia sul rapporto teorie pratiche dell'arte è un convegno organizzato dalla buonanima, anche lui non c'è più, di Egidio Mucci e invece Pierluigi Tazzi, che c'è ancora, nel 1978. Io sono cresciuto su quelle robe lì, ok, e si chiamava per l'appunto Teorie e pratiche della critica d'arte, ed era l'ultima volta che in Italia si parlasse praticamente di arte contemporanea e si mettessero insieme, si coniugassero teorie e pratiche. Dopodiché questo non è più successo, perché il sistema dell'arte, lavorando con le gallerie, non te lo permette. Cioè, la galleria in qualche modo è molto dura, ti fa delle richieste precise, dice ok, benissimo, noi dobbiamo esporre il prodotto, quindi in catalogo devi essere sintetico e veloce e devi cercare di esporre in qualche modo quello che portiamo in fiera, no? Allora, io particolarmente mi sono fatto in questi anni, in questo paese, la nomea di essere diverso. Sono contento di essere lì perché ho tentato di mettere un po' più di letteratura, quella che un tempo si chiamava letteratura artistica, all'interno praticamente dell'osservazione delle pratiche e quindi del lavoro effettivo di esposizione delle opere. Quindi ho accompagnato ai testi una riflessione maggiore, ma insomma per certi versi l'ho pagata e questo è una cosa. Poi sono nati i curatori, ok, poi sono nati i curatori. Esatto. Vabbè, comunque adesso sono funzionari al mercato. Volevo sentire Marina. Sì. No, allora si è parlato molto di anni 90, 93, 94. Io nel frattempo pensavo che proprio le ultime generazioni che abbiamo qui in Accademia sono proprio di questi anni. E, insomma, che sono stati importantissimi dal punto di vista della riflessione sui media, sulle tecnologie. Cioè, nel 94 mi sembra, del 94 è il protocollo di trasmissione TCP/IP che permette appunto di trasmettere dei ipertesti e quindi una conformazione proprio del sapere nuova, diversa, nuova no, ma diversa insomma su tanti piani, certo. Percorsi che si possono intraprendere soggettivamente, individualmente all'interno di uno stesso testo, sia visivo che verbale, eccetera. E allora, insomma, tornando appunto alle nuove generazioni, ho visto che c'è proprio il dare per scontato appunto le tecniche, i media, le tecnologie, mentre in questi anni si fanno ci sono dei teorici, oltre a Gabriele naturalmente, che proprio lavorano su questa possibilità appunto di attraversare le varie tecniche, i vari ambiti espressivi. C'è il fenomeno della net art, a proposito di quello che tu dicevi, questa illusione forse di poter superare il sistema dell'arte attraverso un modo diverso di mettersi in relazione al pubblico, di raggiungere il pubblico, di connettere le persone. Allora a me è venuto in mente anche che sono anni in cui, anche questo lo diamo per scontato, in cui veramente anche l'artista, donna e femminile nell'arte, riesce proprio grazie a questa possibilità proprio di attraversare, di andare al di fuori delle tecniche specifiche, anche i generi, no? E quindi
anche il femminismo assume delle nuove forme, perché c'è la possibilità anche attraverso lo schermo, attraverso i media, di andare oltre anche all'identità di genere. Allora, insomma, c'è la Rosy Braidotti che teorizza proprio il web, le tecniche mediali come proprio una possibilità di non solo attraversare i generi maschile e femminile, ma anche proprio animale, umano. Allora mi viene in mente il lavoro di Karin, no? Certo. E, ecco, insomma, sono stati, è stato un periodo importantissimo di grandi cambiamenti, e quindi ti voglio fare una domanda. Sì. Oggi come oggi, invece, tu nello Stendhale scrivi che c'è una relazione tra medialismo e medioevo. Allora io pensavo proprio che effettivamente, non so, però magari devi rispondere tu su questo, che effettivamente c'è, sotto certi aspetti, ci sono delle analogie tra questi due periodi dal punto di vista proprio di come è organizzato il sapere, dal punto di vista di come si facevano le analogie, cioè come allora con i media abbiamo proprio superato in un certo senso il pensiero razionale, per cui tutto è lineare, c'è un confronto, tutto si può misurare, e siamo tornati effettivamente, come avrebbe detto McLuhan, no? All'orecchio, alla società della tribale, piuttosto che, ecco. Allora invece, appunto, ti volevo chiedere di chiarire questa analogia, no, tra appunto il luogo, il villaggio medievale e il villaggio globale. Bene, bene. Sono contento di questa domanda. È molto importante, perché in qualche modo rispecchia poi anche un lavoro fatto, come dire, in una quarta fase, in una quarta, quinta fase all'interno delle ricerche del medialismo. Tra l'altro, tutto questo inizia praticamente con una mostra, con un tentativo di esposizione, praticamente di confronto, proprio effettivamente con l'iconografia medievale, alla Pinacoteca di Bari, con la Pina Belli D'Elia, che è una medievalista praticamente, nel 1994. 94-95, la mostra si chiama Così lontano, così vicino, porta il nome praticamente di quel film di Wenders, se, per chi se lo ricorda, di quell'anno lì, cioè nel senso che io ho tradotto semplicemente il titolo dal tedesco, e pensiamo di fare praticamente questa mostra con l'aiuto di questa medievalista molto brava, insomma, in qualche modo, la Pina Belli D'Elia, e forse una delle poche cose su cui non ci trovavamo, che io in qualche modo venivo da studi con Argan, e quindi avevo una concezione, insomma, abbastanza fenomenologica dell'esperienza praticamente medievale, e lei invece sosteneva addirittura: ma Argan ha scritto degli ottimi volumi sull'arte moderna e contemporanea, ma di Medioevo capiva poco, mi ricordo che così diceva la Pina Belli D'Elia. Insomma, io non sono d'accordo, però diciamo che è sempre la questione della filosofia della storia. Vabbè, ma queste sono questioni annose, universitarie, accademiche, le lasciamo altrove. Insomma, in sostanza, quella mostra, con una sua scelta, cioè noi siamo stati a confronto, lei ha fatto una scelta, diciamo, dell'iconografia medievale e tardo medievale, e insieme alla mia scelta, per l'appunto, dei medialisti. Quindi in quel caso lì, poi tutto questo ha prodotto, io sono contento, ha prodotto un'idea addirittura in Enzo Cannaviello, il quale Enzo Cannaviello a Milano, dopo 2 anni da questa mostra, esce con una collettiva che si chiama Mediaevo, una roba del genere. Insomma,
tutto questo, questa accezione da me era stata già usata e scritta nel 93-94 nel catalogo con il libro, che è così lontano, così vicino. E in quella mostra lì ci sono anche, oltre a loro, ci sono anche in qualche modo Fabrice De Nola, c'è Karin, no? Che è qui testimone, e via di seguito. E quindi, però la cosa importante era la nostra praticamente idea sempre della storia. E quindi io e Umberto Eco litigavamo con chi pensava a quel vecchio storico dell'arte moderna e contemporanea francese che si chiama Henri Fezilon, no? Molto citato da Walter Benjamin, che scrisse un libro praticamente in tempi non sospetti sull'anno 1000, sostenendo praticamente che l'anno 1000 era l'anno della catastrofe, è stato l'anno della è arrivata la decadenza totale. Millenarismo, invece non è vero, cioè nel senso che tutte le ricerche storiche che sono state fatte praticamente su quell'anno e su quel libro smentiscono assolutamente. Fossilone era bravissimo per tutto il resto, ma su quello insomma si era sbagliato. L'anno 1000 è un anno praticamente di grande rigenerazione, quindi la catastrofe, ci sono due idee di catastrofe, una catastrofe praticamente letta in termini heideggeriani e quindi di destra, assolutamente negativa, praticamente, che è quella adottata anche dal signor Achille Bonitolivo, mi dispiace, lo cito troppo spesso, che insomma è reattiva, ha una posizione reattiva nei confronti della storia, e c'è invece un'idea di catastrofe in qualche modo studiata e intuita dal grande matematico René Thom, che parla di catastrofe come principio positivo e di rigenerazione, no? Che ben venga la catastrofe in questo caso, ok? Così insomma riusciamo a essere più progressivi. E allora a partire da questo paradigma, da questo concetto, nasce l'idea praticamente di così lontano, così vicino, cioè quello di confrontarsi con questo. E con la Pina Belli di lì abbiamo scoperto che poi in fondo questo benedetto Medioevo non finisce assolutamente praticamente nel 400, ma va avanti fino al 500 ed è addirittura praticamente assorbibile anche il Rinascimento all'interno del Medioevo. Quindi il Medioevo, letto così, è un manifesto praticamente rigenerativo, no? Ed è un manifesto rigenerativo che già pensa le arti come convergenza, le lettere, praticamente le arti visive insieme. E quello che ci offre a me, diciamo, a me medievalista, archeologo della modernità, quello che mi offre è il commentario, no? Alla critica viene consegnato il commentario, quello che un tempo facevano i monaci. Scrivere a fianco praticamente al vecchio libro, nell'incunambolo, scrivere il commento ai vecchi testi e alla traduzione dei testi. In effetti il medialismo è questo, sostanzialmente. È una traduzione praticamente continua, no, del rispecchiamento storico che diventa contemporaneo, no? Quindi è un continuo confronto con la storia da questo punto di vista. Quindi a partire da questo praticamente il Rinascimento è dentro, cioè il Rinascimento come concetto è un concetto inventato da Burckhardt, inventato dagli storici moderni. Non esiste il Rinascimento, no? Di per sé. Era un tardo medioevo, no? Ok, quindi a partire da questo, quello di lavorare, per esempio tutta l'attenzione che diceva Marina a proposito dell'arte delle donne, non voglio usare la parola che spesso usava anche la arte femminile, è un po' discutibile, no? Ma l'arte praticamente fatta dalle donne, sì. È proprio nel Medioevo che nasce praticamente questa cosa, no? Cioè nel senso che noi abbiamo
già a partire dal Medioevo abbiamo questa sostanzialità e questa sostanzialità che ci viene praticamente consegnata come esperienza tecnica anche, no? Esperienza tecnica nel senso che in qualche modo a partire da lì possiamo fare una riflessione sulle arti, in cosiddetta divisione classica delle arti minori e delle arti maggiori, no? Che comincia a non esistere più. Allora la scuola di Vienna ha lavorato su questo, il grande Alois Riegel, industria artistica. Allora io poi nel 2002 per Castelvecchio è uscito un libro sui collettivi, sull'anonimato, che è uscito un libro che si chiama art.com, art.communication, comunicazione, e raccoglie una serie di studi che si chiamano industria artistica tardo contemporanea. Da dove nasce l'industria artistica tardo contemporanea? Nasce praticamente in qualche modo da una riflessione su Riegel, che a Roma nel 1901 scrive praticamente all'Erziana, scrive praticamente raccogliendo i libri all'Erziana, scrive industria artistica tardo antica, e dove sostiene che scopre che in qualche modo il Medioevo ci ha consegnato le officine, le cosiddette officine artistiche, cioè il collettivo che si spendeva per costruire insieme praticamente le opere. E in questi collettivi praticamente c'era, non c'era una separazione del lavoro, ma c'era una condivisione del lavoro. Quindi a partire da quella è l'esperienza praticamente del, che arriva fino a Stendhale ancora. Quindi il borgo, questo è il motivo per cui il borgo, per chi non lo conosce, guai per voi, peccato per voi che non lo conoscete, un borgo meraviglioso praticamente da conoscere assolutamente, da non saccheggiare, da lasciare così intatto praticamente nella sua bellezza. E in questo borgo praticamente noi abbiamo allestito una mostra che non è una mostra, un festival che non è solo un festival, ma si chiama Stendhale, l'abbraccio delle muse, perché in qualche modo raccoglie 120 artisti di tutte le qualità, di tutti gli spessori e di tutte praticamente le necessità poetiche e tecniche, no? Cioè in qualche modo partiamo dal disegno, partiamo dalla pittura e abbiamo questa chiave di apertura, diciamo, del progetto, che sono gli stendali stessi, cioè coprire le mura del borgo con quest'idea praticamente 2x6, questi stendali 2x6 metri che in qualche modo abbracciano il borgo e ti danno la chiave di apertura, cioè nel senso che tu arrivi al borgo, arrivai al borgo e c'avevi il passepartout per entrare praticamente nel luogo. Entrati nel luogo si incontrano all'interno del borgo installate le altre opere, quindi le altre sezioni della mostra, che arrivano fino a Ugo Mulas, fino a Lucio Fontana, fino a Mario Giacomelli, insomma artisti ben noti, no? Esatto. Allora perché c'è sempre Metessi, cioè quella mostra che è dell'89, cioè il recupero allora secondo me il dialogo sugli analitici e i concettuali non è possibile senza il confronto praticamente con i neoconcettuali, sempre, cioè quelli sono presenti, cioè secondo me Franco Vaccari è un artista di grande attualità, no? Rimane un artista di grande attualità, quindi insomma in qualche modo nel momento in cui parliamo della fotografia analitica bisogna fare i conti anche con quella storia lì, quindi con la narrative art, no? E poi in qualche modo riprendo quello che ha detto il carissimo amico Lorenzo Mango a Napoli nella presentazione di Napoli, mi ha detto praticamente che c'è una narrazione in questa mostra, effettivamente c'è una narrazione in questa mostra che racconta in qualche modo, per chi ha la pazienza di leggere,
il libro, il catalogo, che racconta un po' tutto il progetto. Perché c'è una narrazione? Perché nel frattempo io che cosa ho fatto? Lavorando a queste, a questa esperienza, ho cercato di spostare anche la mia posizione, cioè da vecchio critico, che ormai non serve più, nel senso che i critici, l'ha detto lui prima, sono diventati tutti curatori, e allora insomma c'era, noi facciamo i salti paradigma per paradigma, no? Quindi nel frattempo io mi immagino come regista, non posso fare più il critico, però non faccio il curatore, magari faccio il regista. E questa cosa prima di me l'ha fatta un vecchio nobile che ci ha lasciato e che si chiamava Harald Zeman, ha fatto due biennali su questo, molto bravo, e potrebbero essere in qualche modo due esperienze interessanti, inclusive. È quello che ha portato praticamente anche in Italia, uno di quelli che ha portato in Italia anche la pittura cinese, che è la pittura mediale cinese, no? Ok, quindi insomma in qualche modo, in questo senso è stato uno di quelli che ha pensato in qualche modo di fare delle biennali in cui potessero convergere tutte le tecniche e tutte le poetiche all'insegna di che cosa? Tornando alla questione dello Stendhal, all'insegna della teatralità. Cioè trasformare il borgo, trasformare Corciano in un'esperienza vitale e teatrale, no? Una forma di vita, cioè nel senso che mano a mano che la fruizione entra nel borgo lascia anche la sua esperienza a contatto con l'opera. L'opera praticamente si conclude così come voleva il Marcellino stupratore, Marcel Duchamp, praticamente che stava lì e in qualche modo sosteneva che è il pubblico poi che definisce l'opera, no? È lo spettatore quello che alla fine definisce l'opera. Scusatemi, vi racconto anche questa divertente diciamo, come dire, definizione di Marcellino lo stupratore, perché questo è divertente, ma è una leggenda inventata da un grandissimo artista che ci ha lasciato molto presto, forse un protomediale. Lui si chiamava Claudio Cintoli e lavorava negli anni, era il corrispondente di Flash Art da New York negli anni 70. Era marchigiano praticamente di origine, viveva a Roma, lavorava con Fabio Sargentini e aveva fatto un ciclo di lavori, di ricerche dedicato a Marcel Duchamp, dove lo definiva Marcellino lo stupratore. Marcel Duchamp lui traduceva in Marcellino lo stupratore, stupratore in questo caso della storia dell'arte. Beh, devo dire che anche con le donne non ci è andato facile, era un po', insomma, difficile insomma con le donne, ma anche, però insomma oltre a questo era diciamo sulla storia dell'arte è stato effettivamente radicale, quindi a partire da quello praticamente lui viene definito così in maniera divertente. E questa stupratura che lui ci ha lasciato per il momento mi sembra che sia di grande attualità, non è, cioè, questo lo dice praticamente la storia dell'arte contemporanea, nessuno uscirà vivo di qui, nessuno può fare a meno di lui, cioè mai come in questo momento praticamente lui è vivissimo fra di noi, è l'artista più citato nel mondo. Quindi ecco, per cui cioè, tornando alla questione tecnica, poi volevo ricordare a proposito dell'esperienza che diceva Marina di Rosy Braidotti, d'accordissimo, perfetto, insomma, Rosy Braidotti e cosa per quanto riguarda l'esperienza delle nuove tecnologie. Non è proprio un vero e proprio quarto segmento, però in qualche modo negli stessi anni che definivo le tre categorie del medialismo, facevo a Gallarate, nella vecchia sede del museo di Gallarate, che adesso è stato rinnovato, praticamente facevo insieme a un benché noto Piero Gilardi
una mostra che si chiamava Arte e Digitale in Italia, dove c'erano tutti gli altri poi artisti delle installazioni multimediali, a partire da Studio Azzurro fino ad arrivare in qualche modo a Tullio Brunone, al vecchio Ezio Cuochi, che purtroppo ci ha lasciato anche lui, non c'è più. E questi, per farvi capire, sono tutti artisti che hanno lavorato per l'appunto nel campo del teatro, cioè vengono dalla Gaia Scienza e dall'esperienza praticamente del teatro immagine, passano attraverso l'esperienza dei magazzini criminali, cioè sono quelli che hanno lavorato alle scenografie di questi gruppi, e arrivano fino all'installazione multimediale, no? E quindi questa era la cosiddetta arte interattiva, sempre degli anni 90, no? In concomitanza con le riflessioni. Tra questi artisti qui, dentro Stendhale, ce n'è uno che è molto importante e che stava già anche nella mostra del 93 di medialismo a Trevi Flash Art Museum, e si chiama Tommaso Tozzi, il quale è uno di quelli che, come dicevo prima, volontariamente è uscito dal sistema, ha lavorato praticamente con i centri sociali, con le strutture alternative, producendo un lavoro e una riflessione molto importante su quello che negli anni 90, arrivato molto in ritardo qui, devo dire, negli anni 90, si chiamava cyberpunk, no? E quindi ha lavorato coi computer. Mi ricordo la prima installazione pensata insieme a Tommaso Tozzi, allora lavoravamo ancora con le BBS, non c'erano i computer di adesso, e praticamente ci facevamo il gioco di collegarci da una parete e l'altra, cioè da una stanza e l'altra, no? Avevamo una BBS in una stanza e l'altra nell'altra stanza, e facevamo le esercitazioni per collegarci da una stanza all'altra. Era il lontano praticamente 1989, non c'erano ancora praticamente i convegni a Cattolica sull'arte elettronica, sono arrivati dopo, no, e anche il dibattito. A Cattolica sono sempre stati. Esatto, esatto. E quindi, insomma, sì, questo era l'origine praticamente della riflessione anche nel campo dell'elettronico. Quindi è tutto qui legato praticamente in qualche modo a un principio comune, che è quello del, allora, nella manifestazione l'abbiamo chiamato l'abbraccio delle musei, insomma, no? Dall'origine etimologica, insomma, è la stessa cosa. Sostanzialmente, così come abbiamo indicato nella locandina di questo appuntamento qui, io non è che preferisco, ma per fare omaggio a Lotman, che ha scritto un ottimo libro su questo, praticamente, che è un semiologo, il giro tondo delle muse lo chiamo io, cioè nel senso che sono tutte le tecniche che in qualche modo, e tutte le muse che si danno la mano e fanno giro tondo, no? Oggi praticamente è così. Allora, se non c'è questa disponibilità da parte dell'artista, non c'è contemporaneità. Se non c'è questa possibilità, se l'artista non ci dà questa possibilità di mettersi con la mano o con l'altro, anzi di capire l'altro, non è possibile praticamente la corrispondenza, la cosiddetta... Allora, chi si isola è già isolato, cioè quindi non è nel contemporaneo. Questo è tutto, è così semplice. Posso raccontare una cosa? Sì. No, volevo raccontare l'ultimo. Vabbè, però l'applauso è lui, no, è vero? No, 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 è vero. Volevo solo raccontare che ho scoperto che a Corciano c'è uno Stendhale antichissimo dedicato a Bernardino da Siena. Sì. San Bernardino da Siena era veramente multimediale, era un medialista medievale. Sì, sì, perché faceva delle prediche in piazza ed era come un personaggio televisivo, andavano tutti con me a un concerto rock a sentire queste prediche.
e a Siena lui predicava nel Duomo, hanno dovuto spostarlo sulla piazza perché le persone non ci stavano nel Duomo, e allora siccome le muse, no, mi è venuto in mente Mnemosine, che era la mamma delle muse, e insomma lui usava delle tecniche, delle mnemotecniche particolari, quindi una tecnologia a tutti gli effetti di, insomma, suddivideva il discorso, le cose in cluster, in immagini, eccetera. Quindi ecco, vedi, non, certo, lo stendale aveva un protettore multimediale. No, sicuramente, ma tutto questo praticamente che dice Marina, noi, insomma, voglio dire, la mia generazione lo deve comunque a dei personaggi molto particolari, no? Del Novecento, che non sono poi, in fondo, se dici degli storici può star stretta sta definizione, se gli dai del critico può star stretta sta definizione, se gli dai del collezionista sta stretto ugualmente. Gli inglesi, per definirli, li chiamano conoscitori, no? Conoscitori d'arte. Lui si chiamava Abi Warburg, no? Ed è quello che ha introdotto praticamente l'iconologia nella contemporaneità, e il bravissimo Abi Warburg, per l'appunto, fa questa operazione qui, scrivendo un libro fondamentale praticamente sulla mnemosine e sulla memoria e sulle muse, e quindi sull'esercizio. Questo mi permette di recuperare anche la cifra iconologica e differenziarla poi rispetto praticamente a come è stata usata anche nelle altre tendenze. Allora, molto spesso voi vedete che nell'esperienza mediale, anche laddove c'è un processo di astrazione, ricorre in qualche modo la scrittura. Io sostanzialmente tutto questo è nato dal confronto fra parola e immagine, no? Ma anche la scrittura, in questo caso, quindi in ambito concettuale, la scrittura è rappresentazione, è iconologica, è visiva, ok? Quindi passa attraverso l'esperienza visiva. Quindi in questo caso qui, questo è il motivo per cui, quindi io sono d'accordo con John Berger e con gli altri inglesi che hanno fatto questo tipo di lavoro anche sulla fotografia contemporanea. Perché letteratura e immagine stanno insieme, e quindi anche questo è spiegabile all'interno del percorso mio registico, perché poi quello che associa e mette insieme l'arte, che è più della settima arte, storicamente è stata definita settima arte, ma è più della settima arte, è il cinema, è quella che perece, perché io non sono d'accordo con Arnheim, con quel libro del 32, c'è un libro del 32 di Arnheim che si chiama Film as Art, e che difende il cinema muto dicendo che il cinema è immagine. Io non sono d'accordo, il cinema praticamente non è immagine soltanto, il cinema è dialoghi. Nel momento in cui sono stati introdotti i dialoghi, il cinema è stato rivoluzionato e la gente ha cominciato a seguire il cinema in maniera diversa, quindi la parola ha la sua importanza. Così come non sono d'accordo con chi sostiene praticamente che noi viviamo nella società dell'immagine. Faremo i conti anche su questo fra qualche anno, aspettate. Mentre parlavi del rapporto fra scrittura e immagine, e penso che ci permetta anche di collegarci a quanto abbiamo detto prima a proposito del Medioevo. Sì. Quindi anche medialismo Medioevo, possiamo chiamarlo anche tecno-medioevo. L'idea che mi è venuta è che il Medioevo è l'epoca delle miniature, quindi dell'immagine, e anche la miniatura potrebbe essere, io l'ho sempre considerata così per quel che mi riguarda personalmente, un prodromo dell'immagine mediale, in quanto mediava la miniatura il testo sacro, che non era molto, molto più delle volte leggibile a un pubblico per la maggior parte analfabeta, come gli affreschi. Infatti il Medioevo è anche l'epoca dei grandi affreschi. Quindi
Io ho un debito personalmente fortissimo nei confronti, oltre che all'immaginario infantile, anche al mondo delle miniature, per la semplificazione, per l'originarietà che c'è in quel segno. E quindi poi un'altra cosa, riflettendo, magari dopo te la svolgo come domanda, ho letto con piacere nel tuo testo introduttivo il discorso che fai sul rapporto fra progetto ed esecuzione, cioè l'artista progetta il bozzetto e poi con i mezzi più tecnologicamente avanzati viene realizzato. Ecco, anche questo è una sorta di procedimento, potremmo chiamarle tecno-medievale, nel senso che molti di questi lavori sono nati manualmente, alcuni sono stati eseguiti in loco manualmente, ma la maggior parte sono stati riprodotti tecnologicamente. Altra cosa che mi è piaciuto, e poi magari qui ti rivolgo anche la domanda, il riferimento baudelairiano alle correspondance. E soprattutto l'idea fondamentale, la figura retorica fondamentale che è a base delle corrispondenze, cioè la sinestesia. Casualmente l'anno scorso, l'anno accademico si è appena concluso, ho fatto un corso con il biennio di illustrazione proprio chiamato Incursione nel territorio della sinestesia, e volevamo riflettere sulla possibilità di trarre input, perché ricordiamoci anche che siamo in un istituto di formazione, di alta formazione artistica, però i nostri referenti oggi non sono moltissimi, però diciamo... Siamo in una fase particolare. Ovviamente siamo... Diciamo, i nostri referenti fondamentali sono gli studenti, quindi mi interessava questo possibilità di dare input anche alla ricerca e anche alla produzione artistica, avendo come stimoli non solamente il mondo delle immagini, che è quello è il referente fondamentale, ma afferenze e contatti che arrivano da tutti i cinque sensi, per cui udito, olfatto, tatto, gusto, vista, eccetera. E questo mi è piaciuto perché ha dato dei risultati anche al di là delle mie aspettative. Forse questo tipo di rapporto lo intendevi anche tu fra le arti visive, le arti invece della parola, della musica, eccetera. Presenti? Sì, grazie per questa domanda, questa è importantissima, che spiega, diciamo, un pezzo di una scelta praticamente del sottotitolo dell'esperienza di Corciano, ma in più in qualche modo sottolinea effettivamente la partecipazione non volontaria, ma attraverso la mia selezione praticamente di tutti e 120 praticamente gli artisti per quanto riguarda le corrispondenze. Allora, partiamo da Baudelaire. Allora, i miei studi, diciamo, francesi sono paralleli a quelli, diciamo, italiani. C'è uno studioso praticamente italiano di Baudelaire, che è Antonio Prete, ma insomma abbiamo delle idee diverse sulla traduzione stessa dei Fiori del Male. Insomma, comunque per me, per la mia generazione, è stato molto importante anche per leggere meglio i Beat e gli altri, praticamente leggere Baudelaire. Allora, lo ricordo, l'ho ricordato praticamente più volte, nei Fiori del Male, esattamente la terza poesia introduttiva al capolavoro dei Fiori del Male, 1856, no? 1856, praticamente, che è ormai quasi l'edizione a stampa conclusiva, quindi definitiva, la seconda edizione praticamente, ma definitiva, perché nella prima non c'erano le premesse, le introduzioni, e non c'era praticamente la poesia dedicata all'ipocrita lettore, no?
lui la aggiunge praticamente nella seconda praticamente edizione, ma nella terza poesia che già c'era praticamente si chiama per l'appunto corrispondenza dei sensi, e lo dice in maniera esplicita, no? Dice proviamo, insomma, questo contraddittorio poeta maledetto praticamente che era lì fissato per insomma un eretico, cioè nel senso che mentre tutti quanti praticamente si pavoneggiavano nell'accettazione della modernità, e quindi erano tutti quanti lì che stavano a raccontarci già la distanza da prendere da Richard Wagner, lui scriveva nei suoi appunti che grande maestro Richard Wagner. Ricordatevi che Richard Wagner è quel personaggio che ha fatto arrabbiare tantissimo Friedrich Nietzsche, che è scappato da Ravello. Le scogliere di Sorrento lo sanno bene, che ha fatto fermare la carrozza, si è fermato lì sugli scogli praticamente di Sorrento praticamente, e scrive praticamente il famoso praticamente Nietzsche contro Wagner, ok? E quello che dice Nietzsche in quel libretto è: era il mio maestro, ma basta, cioè non è possibile il teatro di Beirut, l'opera d'arte totale, Gesamtkunstwerk, questa è una roba che faceva arrabbiare gli avanguardisti, no? Quindi non è possibile concepire l'opera d'arte totale. L'opera, quindi io l'ho accennata questa cosa a proposito praticamente del teatro prima, quando parlavo del teatro. Invece, contrariamente, così come oggi praticamente chi indossa giacca e cravatta è sicuramente più all'avanguardia di quelli che mettono i giubbetti di jeans come me, ok? Allora voglio dire, insomma, è questa la cosa, cioè il gioco è sempre rispetto alla storia e rispetto praticamente alle cose che un tempo potevano essere considerate vecchie, anche perché poi in effetti, insomma, se vogliamo, Baudelaire è il vecchio per eccellenza, ce le aveva tutte le contraddizioni, guardate, era cattolico, era eretico, era praticamente un grande trasgressivo per quanto riguarda droghe, quindi contemporaneamente, ma contemporaneamente era uno che si richiamava praticamente alla classicità, ma contemporaneamente era un trasgressore. E in questa poesia famosa delle corrispondenze dei sensi, lui chiede anche all'olfatto quello che non ce l'hanno fatto ancora dei cinque sensi gli artisti a coinvolgere. Dice: se arriviamo a quello, ce l'abbiamo fatta. E purtroppo praticamente il cinema ci ha provato. Il cinema praticamente contemporaneo ci ha provato. Però è sempre una cosa artificiale. Cioè, nel senso che nelle sale cinematografiche, durante il film, proiettando il film, hanno introdotto i profumi. Ma non ci siamo ancora. Non ci siamo ancora. Rimane lo scritto del poeta, visionario. Ok, comunque, mettere insieme i cinque sensi significa il manifesto delle convergenze, no? Cioè significa in qualche modo attivare tutti i sensi. Allora, Corciano praticamente ha cercato di coniugare questa esperienza, ha messo insieme praticamente bravi musicisti con le loro performance in piazza, ha messo insieme praticamente i fotografi, ha messo insieme chi della fotografia la usa praticamente soltanto per attraversarla artisticamente, così come è arrivato sia ai pittori riprodotti che ai pittori non riprodotti. Due di questi stanno qui, vogliono essere crocifissi, eccoli. Vedete, sono quelli praticamente che non hanno accettato la riproduzione, stanno lì, eccoli lì, i colpevoli. E prima o poi li crocifiggeremo. Vabbè, no, insomma, sto scherzando, per dire che
e in qualche modo tra le varie coniugazioni dello Stendhale ci sono stati sia gli artisti che hanno accettato, come raccontava Gabriele, di passare dal bozzetto, no? Dalla progettazione, dal bozzetto alla riproduzione dell'immagine, e sia quelli che invece sono intervenuti direttamente praticamente sulla materia che ci offriva lo Stendhale. E il discorso è questo, però, no? È la dialettica della riproduzione, no? E questa questione qui, così come ce l'ha consegnata come riflessione nel 1936 il celebre Benjamin, non è mai più tramontata, rimane ancora oggi praticamente un grande problema e un grande paradigma. Cioè, nel senso che per quelli che la evitano sono più riprodotti degli altri, per quelli che l'accettano non è che sono meno riprodotti, stanno sull'orizzonte semplicemente della riproduzione. Per cui questo è il motivo per cui nessuno può uscire o può farsi fuori praticamente da questa cosa. Chi pensa in qualche modo di farsi fuori da questa roba qui praticamente è in un'esperienza originaria che è tramontata insieme all'Occidente, perché l'Occidente, come diceva Spengler, è tramonto, è declino, deve accettare il suo declino l'Occidente, non deve essere così potente e fertile da implementare tutto l'universo mondo, non è possibile, la globalizzazione non funziona, ok? Dobbiamo accettare praticamente anche la nostra autonomia e la nostra localizzazione, noi non siamo tutto il mondo. No, non è possibile che la big generation americana sia la big generation italiana, non è possibile che la big generation americana sia anche quella indiana, ok? Stiamo facendo i conti con questo in questo periodo, quindi non mi scambiate per un sovranista, però, perché ci sono le elezioni fra due giorni, quindi non vorrei fare propaganda per nessuno, quindi non mi scambiate, sono soltanto un dialettico, una parola che ha dimenticato, una parola praticamente che la peggiore destra fascista postmoderna negli anni 80 e 90 ha dimenticato. La parola dialettica, vi invito a riflettere su questa parola, che questa parola era un nostro strumento importante a nostra disposizione, è stata fatta fuori dai migliori intellettuali post-strutturalisti, non è più possibile questa cosa. Io sono uno di quelli che recupera lo strutturalismo, cioè abbiamo bisogno della storia, abbiamo bisogno delle strutture, abbiamo bisogno di capire le cose come vanno e abbiamo bisogno di nuovo di usare la squadretta e mettere in riga le cose, ok? Per ordinarle. Abbiamo bisogno di un po' praticamente di, in questo caos. Poi il caos va bene lo stesso, Ok, benissimo. Allora, dicevo, prima di dare ragione a René Thom sulle catastrofi, in questo caso diciamo di ipoglicemiche, perché purtroppo scatteranno tutti, voglio sapere se tra il pubblico ci sono delle curiosità, sono sorti dei deliri che hanno piacere di comunicare. No, io ne avrei uno anche, ma lascio perdere, se no non finiamo più. No, va bene. Sì, no, collegherei il medialismo con i Dazebau, con i BBS e la post internet art. Cioè, certo, iperbolico. Bravissimo, sì, certo. Ma volevo sapere se invece c'è qualche curiosità da parte del pubblico. Venga. Se l'esperienza di Stendhale pensa di continuarla, di riprenderla, questo abbraccio delle muse, che è un'idea bellissima, se sarà che ripresa un termine, in altre esperienze, se sarà ripresa o se continuerà in altre esperienze, in altri luoghi magari, o se è conclusa qui a Coriano. E guardi, io non vorrei essere noioso, purtroppo praticamente devo rispondere
immagino che lei vuole una risposta diretta. Io non, cioè, una, io le posso dare una risposta un po' più teorico diplomatica, diciamo. Allora guardi, tutto questo praticamente è sempre legato alla lettura delle cose. Purtroppo, vede, le spiego, in questo bellissimo saggio praticamente che tutti sembra che hanno letto, del 36 di Walter Benjamin, nessuno poi ha sostanzialmente letto, no? C'è un paragrafetto finale praticamente che dove Benjamin parla in qualche modo del fatto che critica il futurismo, e lo fa insieme negli stessi anni insieme alle genialità del nostro Antonio Gramsci, no? Due sono stati quelli che hanno intuito come bisognava vedere il futurismo. Allora c'era lui e Gramsci, e Benjamin dice che in qualche modo col cinema esplode effettivamente la categoria del politico e il problema passa praticamente al pubblico, alla gente. Questo pubblico è anche elettorato. Allora, guardi, noi vogliamo continuare a fare, però se arrivano le controforze che non ce lo permettono, come facciamo a continuare? In questo paese, in questo momento, c'è questo problema. Bisogna prendere atto del fatto che la politica è fondamentale per organizzare le cose. Cioè, nel senso che un tempo si parlava di politica culturale. Allora, il politico, lo dico in termini machiavellici, insomma, è una categoria fondamentale che determina le cose. E allora, purtroppo, se... No, tutto questo succede in Umbria. Lei lo sa in Umbria chi è andato alla regione ultimamente? È questo il problema, che lei non si ricorda chi è andato in Umbria. Forse la destra, non mi ricordo. Ho capito, ma lei se lo deve ricordare perché è molto importante, questo è il problema. Cioè, nel senso che questo è quello che abbiamo detto sin dall'inizio, questa è la sfera pubblica. Senza il pubblico, senza una coscienza pubblica, non è possibile fare progresso. Quindi, allora, da questo punto di vista, la cultura italiana in questi ultimi tempi è molto minacciata da tutto questo. Già lo era in passato. Io non le racconto la mia generazione quante ne ha passate, però insomma, così, in qualche modo, insomma, io sono cresciuto con i dinosauri, però almeno c'erano i dinosauri. Adesso manco quelli ci sono. Quindi il problema è questo. Fra l'altro, oggi è una giornata particolare proprio per l'Accademia, perché generalmente questa sera si è sempre tenuta l'Art White Night, la notte bianca. Questa sera ci sarà la Black Night, quindi anticipo, perché proprio collegandomi a quello che diceva prima Gabriele Perretta, il problema riguarda anche la formazione artistica, cioè non solamente i fondi per le manifestazioni, e l'investimento sulla formazione artistica è a dei livelli veramente da pietosi, soprattutto per gli studenti che hanno investito la loro vita su questa formazione. Quindi il discorso coinvolge anche proprio il nostro istituto, e questa sera ci sarà un evento importantissimo al quale invito anche i presenti a partecipare, che ribadirà l'urgenza che stiamo attraversando come Accademia. Cioè, questo problema qui, di questo, è altrettanto un problema politico, ma è un problema praticamente che riguarda anche la comunicazione. Cioè, noi da un po' di anni, per quelli che lavorano all'interno delle accademie, come sta dicendo il professor Lamberti, siamo in difficoltà, non sappiamo come comunicare praticamente l'Accademia. L'Accademia non è né carne né pesce, cioè, nel senso che non ha la secondo praticamente questa riforma mancata, non ha la dignità scientifica di assurgere a università.
Ok? Nel frattempo, voglio dire, all'interno della manifestazione di Stendhale noi abbiamo coinvolto l'Accademia di Perugia, l'anno prossimo potremmo coinvolgere questa Accademia e via di seguito. Ma intanto gli studenti non ci sono, ma non ci sono, vanno giustificati. Non è perché ci hanno boicottato, ma perché sono in agitazione, hanno altri problemi in questo momento. Quindi, e di questi problemi il nostro buon ministro non se ne vuole occupare, dice che ci sono altre cose da fare e questo no. E allora questo è quanto, insomma. Bene, qualcun altro? Ho visto che ci sono artisti in sala, qualcuno vuol dire qualcosa? Altrimenti ci avviamo a concludere. Marina? Bene, allora ringraziamo moltissimo Gabriele Perretta, salutiamo.